Medicus 2022, siamo con il cavaliere Carlo Colaiacovo, amministratore delegato di Colacem, che appunto sarà premiato in questa serata conclusiva per aver contribuito con la sua attività e la sua alta professionalità imprenditoriale allo sviluppo del paese, a far conoscere la nostra regione nel mondo, la bellissima storia della sua vita da raccontare ai giovani dell'Umbria. È stata una manifestazione questa rivolta appunto soprattutto ai giovani. Cosa si sente di dire relativamente al premio Gentile da Foligno e ai giovani che hanno partecipato numerosi a questa manifestazione? Raccontare una vita in due minuti è difficile, quindi ci proverò a dirle. Si ricorda, io sono l'ultimo di sette figli. Noi eravamo quattro maschi e tre femmine, e mia madre, io persi il babbo molto giovane, avevo appena 8 anni e, diciamo, e quindi mia madre ci teneva che io studiassi, che io fossi il bravo della famiglia e mi educò a dare una spinta ad una famiglia numerosa. Poi a una certa data le femmine si sposarono, fecero una loro vita e noi quattro fratelli costituimmo una scatola, una società, diciamo, per dare continuità all'attività che mia madre aveva iniziato e quindi ci riuscimmo con grande, grande successo. Oggi siamo una unità internazionale che siamo presenti in molti paesi nel mondo, America Centrale, siamo in Tunisia, in Albania, in Spagna, oltre che avere 6 grossi impianti funzionanti in Italia, aperti in Italia, e la crisi ci ha costretto a chiudere almeno 5 impianti, altrimenti ne avremmo avuti molti di più. Comunque abbiamo un gruppo da 2.500 dipendenti diretti, più naturalmente tutti gli indiretti che sono almeno il doppio di diretti. Quindi abbiamo una sede che è a Gubbio, una piccola cittadina, diciamo, qui in Umbria, e dove chiaramente una sede da 230 dipendenti di governo centrale è molto importante e molto impegnativa. Cavaliere, questa manifestazione ha rappresentato, insomma, vari temi, la cultura, la medicina, però anche il sociale. Colacem, tra l'altro, è sempre stata attiva su questi temi. Cosa si sente dire, ecco, in merito a questa tipologia di manifestazione che avvicina appunto anche i giovani a questi temi importanti? Io non so se lei ha conoscenza, tanti anni fa ebbi la possibilità e la fortuna di diventare il più giovane socio della Fondazione Cassa Risparmio di Perugia, più giovane socio, 37 anni. E da socio poi diventai amministratore, poi diventai presidente dopo alcuni anni e ho trasformato una piccola banca in una grande banca che poi ho ceduto e ho fatto sì che la fondazione diventasse una fondazione ricca, la più ricca dell'Italia centrale sicuramente. E questo ha fatto sì che attraverso questo enorme strumento, con le sue rendite di questo enorme patrimonio, potessimo essere non solo come Colacem, ma addirittura come fondazione bancaria, con questo enorme patrimonio, essere vicino a tutte queste manifestazioni che a mio avviso sono molto importanti, cioè il terziario in questa comunità regionale è molto importante. Anzi, le posso dire di più, all'epoca riuscii a fare la consulta delle fondazioni, qui anche a Foligno avete una fondazione, ecco, e dove adesso c'è un presidente amico, un imprenditore che conosco, diciamo, c'è la Perugia, oggi non ci sono più io, c'è mia figlia che è molto brava, e mi dicono almeno che è capace di governare molto bene questa, e siamo molto molto vicini al sociale, anzi la consulta ha fatto molte cose interessanti e mi auguro che tutti insieme si possa dare un forte contributo ad uno sviluppo di questo tipo. Quindi ai giovani io ritengo che essi devono prendere spunto da tutte queste iniziative per far sì che possano avere successo. Io sono vicino con la nostra azienda, noi oggi viviamo un mondo complesso, laddove lei può immaginare cosa vuol dire oggi avere l'energia elettrica che costa 10 volte più di pochi mesi fa, cosa vuol dire avere il calore che si chiami cocca di petrolio, che si chiami gas, eccetera, costa moltissimo, e quindi ha cambiato un po' la geografia delle produzioni, quindi bisogna cambiare anche noi la testa da imprenditori, la testa degli imprenditori. Ecco, io sono uno di quelli che ho una certa età, non sono più giovanissimo, ma sono costretto a guidare anche in periodi così difficili una barca che fatica ad andare avanti, ma noi ce la faremo, siamo ben messi, non abbiamo problemi, siamo in paesi dove le rendite sono altissime, quindi praticamente riusciremo anche a dare un contributo ad un'Italia che è molto più in difficoltà. Bene, ringraziamo il cavaliere Carlo Colaiacovo, premiato questa sera con il premio Gentile da Foligno.